schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi da fare da soli, che alcuni hanno capito, alcuni come al solito non hanno capito, e ve lo vado a rispiegare e anche ad aggiornarvi per quanto riguarda l'ora e la data. Allora, il glitch in sintesi ha bisogno di una base operativa, un bunker con dentro un com, e dentro il com ci deve stare l'auto che vogliamo duplicare. Alcuni mi dicono: ma l'auto non entra dentro al com? Grazie al cazzo, ragazzi, se non ci mettete il deposito veicolo personale dentro al com, l'auto non c'entrerà mai. Quindi al terzo slot dovete avere il deposito veicolo personale. Che sia chiara sta cosa, mi raccomando, deposito veicolo personale, e vedete che veicolo entra. Quindi io adesso entro nel deposito veicolo giusto per farvi vedere che entra, tanto per capirci. Tiriamo fuori il nostro veicolo, ovviamente una retro custom o comunque un'auto di Bennis, dal deposito veicolo personale, e adesso andiamo alla base operativa. Allora, oggi userò un metodo differente, quello del teletrasporto. Allora, per avere il teletrasporto, ragazzi, che cosa dovete fare? Dovete avere la mira manuale. Quindi andiamo in mappa, scegliamo un'attività che sta vicino alla nostra base operativa e ci clicchiamo sopra con il quadrato. Entreremo nell'attività, questo sarà un passaggio veloce, ve lo metto in velocità, ma tanto comunque lo sanno pure i sassi com'è il teletrasporto su GTA. Io qui sono in party e mi unisco a un amico tramite party, però voi fatelo tramite una community, tramite quello che cazzo vi pare a voi, non lo so, che sta una persona comunque in modalità di puntamento diversa. Quindi accettate il primo messaggio e rifiutate il secondo. Io qui mi sono unito due volte perché vedevo che non si univa la prima volta, non mi faceva recupero, quindi mi sono unito due volte, però comunque sì, è sufficiente una volta, non è che dovete stare lì a unire ben botto di volte. Quindi a questo punto ci siamo teletrasportati, che cosa dobbiamo fare, ragazzi? Entriamo nella base operativa e una volta nella base operativa dovremo avere tante LGRH8 quanti cloni vogliamo fare. Qualcuno si lamenta perché dopo deve rimpiazzare i veicoli dentro la base operativa. Raga, è una cazzata, vi mettete lì, vi comprate il faggio, chiamate o fate col Motorcycle Club e rimpiazzate tutti i veicoli, ok? I faggio però non devono venire dalla clubhouse, perché se vengono dalla clubhouse è normale che poi le auto non c'entrano dentro la clubhouse. Quindi a questo punto, LG o faggio che siano, salite sul veicolo che avete in base operativa che andrete a perdere, guardate la targa di questo veicolo che diventerà la targa della prossima LGRH8, premete acceleratore immediatamente, freccia in alto, ragazzi. Se uscite fuori con il telefonino aperto vuol dire che il glitch sta funzionando, se uscite fuori con la macchina dovete ripetere tutto, chiaro no? Quindi a questo punto andiamo a riteletrasportarci un'altra volta, ci teletrasporteremo vicino al nostro bunker. A questo punto io in questo bunker non avevo attività molto vicine, però mi accontento, quindi vado a fare un partecipo a sessione da un amico, o tramite party, o tramite community, o tramite attività recenti, come volete voi. Accettate il primo messaggio e skippate il secondo. Skippate vuol dire cancellare il secondo. Quindi andiamo nel nostro bunker e vedremo il veicolo che, diciamo, cambierà di targa. Quindi adesso andiamo nel bunker con la jeepetta qui, due depressione sta macchina. Ragazzi, se non mi vedete più che faccio video vuol dire che mi sa squagliato il PC, non lo so se si sente la ventola del PC, ma con sto callo mi frulla proprio. Quindi a questo punto entrate nella base operativa e nel bunker, io pure sto affuso, raga, con sto callo
entrate nel bunker e abbiamo l'auto. Adesso vi faccio vedere la targa di quest'auto, ragazzi, che comunque è una targa che ha quest'auto, insomma, e vi faccio vedere come cambierà la targa quando noi saliremo in auto. Allora, il fatto che le targhe cambino non vuol dire che non prendete il blocco giornaliero, il blocco può piare comunque. Non vi pensate che se la targa è pulita non vi piate il blocco, oramai se ce l'avete il blocco, piate nel culo e ve lo tenete. Sul canale c'è un tutorial sul blocco, ve l'ho messo miliardi di volte nei video, entrate nella playlist tutorial, c'è un video che parla del blocco e quel video contiene altri due o tre video che parlano sempre del blocco, perché si hanno le targhe bloccate e tutto il resto. Entrate nelle schede dei video, guardate i video fino alla fine, non fate come tanti che mi hanno chiesto in che sessione si deve fare quando alla fine stava a dire. Fatelo in privata perché è meglio. Comunque sia, adesso mi vado a riteletrasportare alla base operativa, anche perché se io faccio 7 minuti di video sto 7 minuti a parlare per voi, e voi che fate? Al quarto minuto, perché avete capito il glitch, ve ne andate. E dai, su. Allora, quindi torniamo nella base operativa, vi faccio vedere l'auto che ho appena duplicato, intanto vi faccio vedere pure la data e l'ora per gli increduli, perché tanto ci saranno sicuramente quelli che non credono, quindi vi faccio vedere date e ora. E come state vedendo è il 3/6/2018 e avete visto anche la ora. Raga, oggi non c'ho proprio voglia di fan cazzo, eh? Quindi cercate di non tartassarmi, ma non è perché non ve voglio rispondere, però dopo un po' uno si rompe i coglioni, eh? Quindi andiamo a vedere sta macchina e vedrete che la targa che ha quest'auto è la stessa targa di quella che c'era nel bunker. La vedete? Perfetto, il glitch funziona, il video finisce qui. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.